luogo la cerimonia di giuramento del personale allievo vigile del fuoco in prova dell'87° corso. Il signor Ministro dell'Interno, prefetto Luciana Lamorgese, che passa in rassegna i reparti, accompagnato dal capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prefetto Salvatore Mulas, dal capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Fabio Dattilo, e dal comandante delle scuole centrali antincendi, ingegner Mauro Caciolai. Prende la parola il capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ingegner Fabio Dattilo. Signor Ministro, signor Capo Dipartimento, autorità, colleghi, benvenute e benvenuti tutti in queste scuole centrali antincendi che è la nostra storica casa. A voi tutti, allievi dell'87°, che oggi presterete giuramento, rivolgo il mio più affettuoso ben ritrovati, per alcuni a distanza, virtualmente, ma in questo luogo ci troviamo quando qualche mese fa avete iniziato una fondamentale esperienza formativa che purtroppo è stata segnata da un evento senza precedenti, un evento che ci ha cambiato la vita. Oggi però ripartiamo da qui con voi, che presenti fisicamente o a distanza condividete l'entusiasmo di rompere le righe di questo schieramento ed andare a prestare soccorso nel mondo reale, in quel mondo già provato da tante insidie e divenuto ora ancor più fragile a causa della incertezza generata dalla pandemia. Care ragazze e cari ragazzi, il nostro è un mestiere unico che però richiede fatica e si alimenta dei valori più alti. Perciò la formula del giuramento che vi apprestate a pronunciare non sia solo un insieme di parole, ma diventi la spinta che sosterrà ogni giorno il vostro leale impegno nei confronti della gente e delle istituzioni. Onorate sempre la vostra divisa, onoratela sempre. Giovani colleghi, ci auguriamo che questa giornata rappresenti simbolicamente, ma anche praticamente, quel segno tangibile di ritorno alla nostra straordinaria normalità. E a voi tutti l'augurio di diventare degni protagonisti di questa entusiasmante storia dei Vigili del Fuoco. Viva l'Italia, viva i Vigili del Fuoco. Prende la parola il capo dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prefetto Salvatore Mulas. Grazie, signor Ministro, per la sua presenza alla cerimonia di giuramento dell'87° corso dei Vigili del Fuoco. Saluto le autorità presenti, tutte le donne e gli uomini dei Vigili del Fuoco, i membri dell'Associazione Nazionale, tutti gli intervenuti e quanti ci seguono in collegamento diretto. Rivolgo a tutti il mio benvenuto in questa scuola che dal 1941 prepara i nostri uomini ad affrontare le sfide quotidiane. In questo luogo si impara ad essere ardimentosi, ci si esercita il coraggio, si apprende il valore dell'essere generosi e disponibili verso gli altri. Oggi entrate solennemente in un'istituzione amata dalla nazione, rispettata per le sue elevate professionalità e competenze e per lo spirito di sacrificio portato talora alle estreme conseguenze. È vostro dovere perpetuare tale rispetto, meritarlo ed onorarlo sul campo con l'esempio quotidiano. L'impegno richiede massima onestà e rettitudine, continuo studio e aggiornamento, costante adeguamento delle tecniche, incessante applicazione delle nuove tecnologie. La nostra istituzione è sana, profondamente attaccata ai suoi valori, siamo artefici di un'alta missione, la cui stella polare resta la gente e il servizio che le rendiamo. Viva il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, viva l'Italia! Prende la parola il Ministro dell'Interno, prefetto Luciana Lamorgese. Allievi, allieve dell'87° corso, oggi per voi è un giorno importante, che come ha detto il vostro capo dipartimento, oggi questo giuramento avviene con modalità inedite. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è parte integrante della storia italiana ed è un'eccellenza del Paese. Proprio durante questa emergenza epidemiologica,
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha dato ulteriormente prova della sua capacità straordinaria, della abnegazione, generosità, assicurando un'operatività che si è estesa ben oltre quelle che sono le ordinarie modalità di impiego, propriamente riconducibili ai propri compiti istituzionali. Siate dunque fieri di questa appartenenza, il vostro percorso professionale che oggi ha inizio e che vi riserverà davvero tante soddisfazioni e per il quale avrete il riconoscimento da parte di tutti gli italiani. Grazie ancora, complimenti per questa scelta coraggiosa che avete posto in essere e viva i Vigili del Fuoco, viva l'Italia. Grazie. Il Direttore Centrale per la Formazione, Ingegner Gaetano Vallefuoco, dà lettura della formula del giuramento. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, di adempiere i doveri del mio ufficio nell'interesse dell'amministrazione per il pubblico bene. Vigili del Fuoco dell'87° corso, lo giurate voi? Vigili del Fuoco dell'87° corso, non prendete righe!